Il grande vuoto, lasciato dalla scomparsa di Tommaso Della Dora, è apparso in tutto il suo dramma, pur nel composto commiato che i parenti e gli amici hanno voluto dargli questa mattina nella chiesa di Santa Maria Goretti, dalla moltitudine di persone che è stata presente al rito funebre. Una chiesa stracolma di visi attoniti, rattristati da un evento imprevedibile che ha lasciato tutti senza parole, e molti non sono riusciti a trattenere le lacrime. Sui primi banchi il papà Mario e la mamma Elisabetta. Il fratello Francesco poi ha voluto ricordare Tommaso al microfono, insieme a tanti altri interventi che hanno aggiunto commozione alla commozione. Tommaso Della Dora non era solo un personaggio politico, anche se si era assunto il non facile impegno di dare l'impronta al Partito Democratico come suo segretario. In realtà era molto di più. E forse queste sue doti aggiuntive sono quelle che gli hanno fatto conquistare più amicizie. Tantissime sono state le attestazioni di cordoglio che sono apparse sui social, quali una testimonianza di affetto e di consolazione nei confronti soprattutto della famiglia. Sono state parole che sono giunte dal mondo della scuola, da quello dello sport, da quello dell'impegno sociale in cui Tommaso eccelleva, ma lo faceva con naturalezza, con quel suo sorriso che lo accompagnava sempre. È stata l'assessore Sara Cucchiarini a leggere un breve scritto del sindaco Massimo Seri, che non è potuto intervenire alla cerimonia perché si trova all'estero. Tommaso era una persona molto sensibile, la vicinanza alle persone fragili, ai più deboli, era per lui una cosa normale e spontanea, che però non diveniva mai un'abitudine, perché ogni persona è unica e speciale e va trattata come tale. Per questo il suo approccio di fronte alle ingiustizie della vita era sempre leggero e scherzoso, non per sminuire le disgrazie altrui, ma per affrontarle con lo sguardo giusto, quello dell'empatia. Ma a parte lo scritto, quando si è trattato di esprimere i suoi sentimenti, la voce dell'assessore Cucchiarini si è spezzata. Tutto non so come puoi ricordare a meno della tua amicizia. Sono tante le persone che ti amavano, Tommy. Devi sapere, ed è così perché tu in ogni situazione hai sempre visto prima le persone con empatia e sensibilità, ti sei sempre messo a fianco loro, nostro, perché contano solo le persone, questo l'ho capito grazie a te, ma sai bene, e so che lo sai, che nel cuore di chi ti ama come noi non te ne andrai mai, perché è troppo forte, troppo bello quello che siamo stati con te e grazie a te. A domani e per sempre. Ciao Tommy! In precedenza è stato Alberto Santorelli, un tempo assessore del comune di Fano con la giunta Guzzi, ma in questo caso come amico personale di Tommaso, a prendere la parola. Da lui è emerso soprattutto il valore dell'amicizia, quel rapporto che impronta la vita, consola e dispera, quando un destino crudele lo interrompe. Per noi aver avuto un amico come te è stato come avere la garanzia che c'era chi stava facendo ciò che avremmo voluto e potuto fare anche noi, ma senza esserne capaci. Sostenendoti è come se fossi stato il nostro rappresentante di due mondi, soprattutto quello dei due ragazzi speciali e delle popolazioni del terremoto. L'ammirazione nasce quando ci si rende conto che qualcuno sta facendo qualcosa che non saremmo in grado di fare alla stessa maniera. Te ne sei andato così in fretta, che non abbiamo potuto salutare. Noi in qualche modo reagiremo, per forza di cose. Ti ricorderemo tutte le volte che potremo, faremo qualcosa di concreto per farlo, sapremo dove cercarti e sarai sempre con noi. Non è mancato quindi il commiato dei colleghi della COS Marche, l'associazione per cui Tommaso lavorava. Ma è stato il fratello Francesco a riproporre un pensiero che Tommaso aveva scritto, evidenziando qual era la sua morale di vita. Ci ho messo 40 anni a capire che se hai qualcosa di bello da dire a qualcuno, fai sempre bene a dirla. Fortunatamente ci ho messo molto meno a capire che se puoi aiutare qualcuno, devi farlo e basta, senza pensare se lo merita. O se farebbe altrettanto per te. In fondo, se ti comporti bene con tutti, avrai comunque la soddisfazione di essere a posto con te stesso. E poi sono stati i bambini della scuola in cui Tommaso svolgeva il suo ruolo di educatore a ricordarlo e a rimpiangerlo.